È stato presentato questa mattina a Fano il progetto e l'iter finanziario che porterà alla realizzazione delle nuove scogliere di Ponte Sasso, un'iniziativa sostenuta dalla Regione Marche e dall'amministrazione comunale fanese grazie a fondi ministeriali e non solo. Dal governo, dal ministero, che ringrazio, arriva un finanziamento alla Regione Marche molto cospicuo di 38 milioni di euro, mirato al dissesto idrogeologico. Io prendo atto di questo finanziamento, c'erano tante attività ovviamente da portare avanti in tutta la Regione Marche in questo settore. Io mi permisi di chiedere al Ministero se una parte di quei fondi potessero anche essere rivolti alla difesa della costa. Il Ministero ci disse che doveva sì essere però una cifra molto bassa rispetto alla complessiva, diciamo, cifra erogata. Deliberammo in giunta regionale, proprio una delibera che inviammo al Ministero, che avremmo impegnato non più del 10% di quella cifra per la difesa della costa. Il Ministero la accettò e noi inserimmo proprio la progettualità, diciamo così, di Ponte Sasso per inserire su 3 milioni e 8 quel tipo di intervento. Io personalmente in quel momento chiesi al Comune di Fano, ai tecnici del Comune di Fano, di redigere velocemente un progetto di massima che riguardasse uno stralcio di 4 milioni, perché non ne avevamo e non potevamo inviare niente al Ministero. Nel giro di poche settimane questo stralcio arrivò ed era di 4 milioni e 2. Lo inviamo al Ministero e il Ministero ci disse che non andava bene perché noi avevamo indicato massimo il 10%, quindi 3 milioni e 8. 4 milioni e 2 ne mancava un pezzo. Richiamai il Comune di Fano direttamente e gli chiesi di fare una lettera alla Regione Marche di impegno a copartecipare per la cifra mancante, che era 300 e qualcosa che mancavano. Questa lettera arrivò, la girammo al Ministero insieme alla nostra delibera e insieme al progetto di massima, il che è stato inserito nella piattaforma Rendis ed è insieme ad altri 8 interventi approvati, i fondi arriveranno a inizio del prossimo anno. Un lavoro che oggi riguarderà Ponte Sasso, ma che l'assessore Talamelli desidera ampliare anche al resto della costa fanese. Si tratta di tantissima quantità di scogli e quindi è per questo che la cifra è molto alta, che con 4 milioni e 2 riusciamo a fare solo 3 scogliere. Io personalmente ho suggerito ai tecnici, stiamo valutando, che abbiamo fatto un tavolo anche con il presidente degli operatori balneari, e un tavolo di esecuzione, di far sì che possiamo mettere in sicurezza anche le altre spiagge, perché se si fa solo un piccolo stralcio di tre scogliere andiamo anche a distruggere a nord e a sud. Ho dato dei consigli che adesso stiamo valutando insieme se si possono eseguire, sempre pur mantenendo lo stesso progetto, non alterando nulla, in modo che i lavori possano andare avanti, perché se si fa un altro progetto va a finire che poi si passano avanti con i tempi.